Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Come puoi ben vedere, piove. Video piovoso. Tanto per cambiare. Allora, io ho già fatto i miei soliti antipastini. Cos'è che... come si chiama? Tartine col wurstel. Poi ho fatto la salsa, il sugo che mangeremo oggi. Non ve l'ho fatto vedere perché stavo guardando un'altra cosa su TikTok mentre che stavo facendo quello. Mamma, guarda che giornata uggiosa, guarda, pure il lad chiagne, guarda che roba, guarda. Però ci dava la macchina, visto che era zozza. Amore, ma non lo so via. Io se te la sporco, se te la lava, Che guarda che roba. Prima, ha fatto le prime piogge, ha cominciato a spattere via. No, ma comunque il radar svizzero oggi l'aveva visto, piove tutto il giorno. Occhio a questo. Piove tutto il giorno, che così, cioè forte. Nel radar svizzero, ragazzi, non sbaglia mai. Allora, ieri smetteva, ricominciava. Oggi invece pioggia tutto il giorno, ma bella battente, Posso dire che stress, che palle? No, volevo proprio dire che palle, sinceramente. Questo tempo ci ha proprio siamo rotto. Siamo indietro di un mese, questo qua aprile pazzerello. Non era marzo pazzerello? No, aprile pazzerello, se c'è il sole porta l'ombrello. Vabbè. Basta che non piove a Pasqua, almeno Pasqua aiutaci, che santo cielo, Anche Pasquetta volendo. Comunque niente, oggi giornata di relax, adesso andiamo dai miei, stiamo un po' dei miei, poi ci andiamo a fare il giretto all'Iper e poi ci ritorniamo a casa. Che devi fare? Il drago, oggi facciamo drago, il drago. Andiamo avanti almeno 3-4 pagine, vediamo se riusciamo ad andare almeno 3-4 pagine, non lo so. Ma ieri sera che film abbiamo visto alla fine? Non mi ricordo più. Ah, quello dei due ragazzi, è stato bellino quella, una storia vera. Che per chi ha Sky lo trova su Sky. Billionaire Boys Club. Ah, Billionaire Boys Club, BBC sarebbe. Billionaire, cioè se lo sono dati loro da sole al nome a questa società. Bello, un bel film, bello veramente. E poi una storia vera, per cui. E poi io ho visto una serie TV su Netflix. Bellissima, anche questa è una storia vera, di un farmaco che ha fatto tipo Attila, com'è che fa Attila quando arriva? Violenza, terrore, no, com'è che fa? Lei che dice? Ha fatto tabula rasa, violento, no, cos'è che dice Attila quando scende giù? Ah, scurribando e violento, ma no, amore, ma che siamo sulle giostre a Gardaland? Comunque ti stava a dire, ha fatto veramente, ha ucciso tantissime persone questo farmaco e hanno fatto questa bellissima serie TV dedicata di 7-8 puntate, me la sono magnata praticamente perché una puntata tira via l'altra, con Matthew Broderick. Tu dirai, chi è Matthew Broderick? Amore, è il tipo lì, sei il film con la Nicole Kidman che lei diventa il robot? Sì. Quella lì, come si chiama quel film lì? Il robot. Dai, amore, che tu sei capace di. Il robot perfetto. No, com'è che era il film lì? Di papà. Dai, che ce l'ho anche tra le altre cose, ce l'ho nei miei film, nella mia. Dov'è che ce l'ho io? Il robot perfetto. Eh? Il robot perfetto. No, non si intitola così, che c'è anche la Glenn Close dentro, Ma il perfetto, qualcosa di perfetto. The Perfect Woman, la donna perfetta, ecco. Praticamente questo film io ce li ho nella mia. Dove ce l'ho, amore? La cartella. Nella cartella di Tami. Dove? Ci sono i tuoi film. Dove ci sono tutti i miei film preferiti. E questo fa parte dei miei film preferiti. Ma che film ha fatto la chiusura? Sparita. Amore, l'ultimo film che ha fatto è quello con Aquaman. Ah, è vero. No, ma forse poi ne avrà fatti altri, ma noi non ci stiamo tenendo aggiornati sulla Nicole Kidman. Comunque, te stava a dire. Allora, c'è la... e questa qui, il filmetto, questo carino, una commedia bellina della donna perfetta, c'è la Nicole Kidman che è sposata con Matthew Broderick. Adesso ce l'hai presente o non ce l'hai presente? Certo.
Ma Matthew Broderick nasce negli anni 70, muore come noi due. Sai quale film che al tempo quando uscì fece un clamore assurdo negli anni 80? Era un ragazzino, lui poteva avere 16-17 anni. No, War Games. Ti ricordi? Che gioca al videogame. Che gioca al videogame. In realtà invece sta facendo la guerra nucleare. La vera guerra, esatto. Quello era Matthew Broderick. Infatti con questo video, con questo film qui, lui divenne famoso con questo filmetto. Come anche Scott Baio, quello di Karate Kid. Oddio, non mi viene il nome. Ralph Macchio, anche lui divenne famoso per Karate Kid. Certo. E tutti i ragazzi che adesso sono settantenni come noi, sono degli anni 70, voglio. Guarda per te, che noi giovani un par di una dicevo. Comunque bello è stato anche Karate Kid, è vero Marco? Bello. Io me l'ho visto 70.000 volte Karate Kid. Anch'io. Però il 2 e il 3 ha lasciato un po' andare. Sì, no, il primo ha fatto il boom esagerato. Il primo ha fatto proprio un boom esagerato. Cobra Kai. E poi avevano fatto anche la serie TV, ma noi non ci siamo azzardati a vederlo perché poi ti rovini. Sì, il ricordo è come Cobra Kai. Il ricordo non si rovina, è vero amore? Sì. Comunque, te stavo a dire, allora c'era Matthew Broderick in questa serie TV, bello, 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 bello. E poi una storia vera, per cui figurati, pesante, pesantuccio, non è l'acqua de rose, però si sa che le storie vere... Anche tanto pesante, dai. Cosa? Cosa? Io sto parlando della serie TV che tu non hai visto. Ma di che te dici? Stai parlando ancora del film. Di quale? War Games? No, dell'altro. Ma sai che War Games me lo rivedrei? Io. Me lo rivedrei proprio War Games. Ma ce l'abbiamo, si troverà in giro? Io ho trovato di peggio. Hai trovato di peggio? Tipo il mostro di... Di St. Paul, com'è che era quello? Il mostro di St. Paul, mamma mia ragazzi, il mostro di St. Paul, cioè, ma io dico, ci hanno fatto un film dedicato a questo serial killer, cioè, ma allucinante, dovevano tirarlo fuori prima sto film qua, no? Che tu me lo tiri fuori dopo 70 anni che mi parli di questo serial killer di cui io voglio dire, io non ne ho mai sentito parlare, com'è possibile? Parlano solo e sempre di Ted Bundy, parlano sempre dei soliti, vabbè, clamorosi, chiaro, Dahmer, ma di questo qua di St. Paul, che ne ha combinate più di Bertoldo pure lui, ma ne vogliamo parlare o non ne vogliamo parlare? Vogliamo farci una serie TV dedicata a questo mostro di St. Paul o no? E poi anche lì, la serie TV dei reali, cioè hanno fatto gli zar, visto ovviamente Enrico VIII, l'ho vista 3 volte le serie TV di Enrico VIII, tutte le stagioni, e poi sempre della regina Elisabetta, cioè ne hanno fatti di tutti, praticamente tutti i regnanti più importanti, e non mi fai una serie TV dedicata a Maria Antonietta? Ma stiamo scherzando? Io la sto aspettando come la manna dal cielo sta serie TV dedicata a Maria Antonietta, ma dov'è? Hanno fatto centinaia di film dedicati a Maria Antonietta e non mi fai una serie TV? Ma come può essere? Vabbè, comunque secondo me prima che moro qualcuno farà una serie TV dedicata a Maria Antonietta, dai, che cavolo. Comunque qua piove a dirotto, guarda che roba. Io cercate, non l'ho mai più ritrovato, è stato l'assedio di Waco, quella la setta lì che ha tenuto in ostaggio l'America per 3 giorni. L'abbiamo visto noi due? No, l'avevo visto, non mi ricordo. Hanno fatto la serie, il documentario hanno fatto su Netflix, su quella lì. Ma quello invece era un film. Amore, poi ho ritrovato Cristiana F rimasterizzata. Madonna, Cristiana F, no, noi ragazzi dello Zoo di Berlino. Ma ripulito, però, è ripulito. E perché non ce lo rivediamo anche quello ripulito, che io non l'ho visto? Ripulito cosa vuol dire? Ripulito dalle sostanze? No, ripulito che l'immagine. scherzo. È più viva, hanno tirato ovviamente via scherzo. Comunque, Cristiana F, noi ragazzi dello Zoo di Berlino, pesante, ragazzi. Sì. Però secondo me va visto una volta nella vita. No, amore, noi l'abbiamo visto più di una volta. No, dico, ma una volta
volta, va. E spero sempre che finisca in un altro modo, invece finisce sempre lo stesso, perché è ovviamente un film, però sei sempre lì che speri. Ecco, vabbè, siamo arrivati nel frattempo a Basian City. Ho parlato pure troppo, ciao, dopo. Allora, eccoci, dai, muori. Cheese. Non è il massimo sta foto, però fa niente. Cheese. Ma che bella la foto di copertina. Tutti macuccati al PF. Al PF è giusto, come lo dica, cadenza milanese. Sì, dai. Tu come lo diresti? PF. È uguale. Allora, eccoci, pasta in ebollizione, le mezze penne abbiamo messo, rigate. E qua sosetta, non voglio dirlo perché è surprise, perché mia mamma non sa che cos'è. Comunque l'odore, mamma, com'è l'odore? Ma l'odore era buono. Scusami. No, quando l'ho sentito io dico era. Vai, vieni a sentire, vieni. Cosa senti? Sentiamo. Sì, è buono, dai. Che cosa senti? È un po' di, un po', non saprei dire, però è un buon profumo. Un po' di carne, un po' di formaggio, un po'... No, carne mamma non ce n'è. Non ce n'è, però qualcosa c'è. Va bene, dai. Ti sembra buono comunque, questo sì, è l'importante. Adesso aspettiamo che si fanno le penne e poi voto, mamma, Sì. Allora, eccoci. Papi? No. Cosa no? Cosa no? È sempre 5. Dai! Non è che l'ha assaggiato 5. Ti sembra un po'... Aspetta che mettiamo il formaggio. Te. Mamma, senti come piove? Si sente sul tetto, Non serve a me. Ma no, non dite niente? 6 e mezzo. Salito di un punto e mezzo. Mamma, ti piace? Devo dire la verità. Mi piacciono, però hai fatto di meglio. Mamma, non è sempre domenica, No, oggi è domenica. Ascolta, sono le pennette al salmone. Ecco il sapore. Il sapore che sento. C'è la cipolla. No, è il salmone, Marco. C'è una... Sì, lo sa che c'è il salmone. No, dico, è il salmone che fa quello. Certo, è il salmone. A te piace il salmone? Ma diciamo a lui, dice che c'è la cipolla, no? Sì, c'è dentro anche la cipolla. Ho messo anche la cipolla. Ho messo una scatoletta. Ho messo una scatoletta intera di cipolla. Il salmone si sente. Beh, il salmone si sente. Ma è qualcosa di diverso, mamma. Sì, questo è vero. Adesso con te, papi? Cosa? 6 e mezzo. Vabbè, io ci rinuncio. Per me è sicuramente 9. Buon appetito. Allora, dai, ci abbiamo messo anche poco sul car parcheggio. Ovviamente è strapieno. Questa è la giornata ideale per venire in supermercato, fare il giretto. No, Marco? Va bene, va, apriamo, fare il girettino. Siamo dal fruttivendolo, guarda che roba di frutta e verdura. Cosa? Sì, abbiamo preso un po' di frutta, un po' di verdura. Ultima tappa e poi si va a casa. Allora, eccoci, dopo aver fatto tutte le commissioni, esserci rilassati un po', Gassem, vai amore. Hai messo il segnalibro qua, il segnetto. Sì, qui noi eravamo arrivati qua perché qui... No, questo l'abbiamo fatto. Mi ricordo che abbiamo messo questi. Ah, questi sono questi? Sì, sì, esatto. 1, 2, 3, il finale. 1, 2, 3. Allora si parte da qua. Vediamo uno. No, amore, è saltato... Ah, giusto. Almeno arrivare fino agli adesivi oggi. Vediamo se ce la facciamo. Pagine. Sì, per qua sono tutti adesivi. Amore, se ce la facciamo bene, se no non è che... Allora. Siamo neanche a metà libro qua. Mamma, dai. Va bene, dai, ci mettiamo all'opera, vediamo cosa riusciamo a combinare. A dopo. Ah, usavamo quello bianco rettangolare. E intanto ci stiamo sistemando, preparando, fa tutto così. Vabbè.
Allora ragazzi, consiglio spassionato, non comprate il drago. Vedrai quando è finito che merita. Ragazzi, non compratelo, datemi retta. Io se potessi tornare indietro non glielo regalerei più a Marco, perché ti dico che non è impestato di più. E tu volevi farmelo fare da solo. No ragazzi, cioè qua quella siamo proprio qua siamo proprio a livelli esperti. No, qua proprio no. Io non ho parole. Guarda, lasciamo stare. Allora ragazzi, noi ci fermiamo qua. Io sono stanca. Ma ci si può acconciare così per un drago di Lego? Cioè, meno male deve essere pomeriggio di relax. Ti dico solo che abbiamo sudato 7 camicie. Avevo freddo prima di mettermi qua, ma sto morendo di gard. È vero? Va bene ragazzi, noi adesso ci fermiamo qui. Ci vedremo non lo so quando, fra un mese penso, con sto drago. Che ci dobbiamo riprendere un attimo. Però dai, sta cominciando a prendere forma. Sì dai, pian piano ce la possiamo fare. Più o meno siamo a metà secondo me. Amore. Sì dai, no, forse sì. Sì dai. I sacchetti sono diminuiti parecchi, eh. Va bene dai. Ragazzi, spolliciate se vi è piaciuto il video. Condividete, speriamo di avervi fatto un po' di compagnia. Non domani, comprate il drago. Domani si ricomincia con la settimana. Vi salutiamo, vi auguriamo uno splendido inizio di settimana e alla prossima. Ciao. Ciao.